Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il sabato 10 febbraio, la Chiesa fa memoria di Santa Scolastica e ricorda il beato Luigi Stepinac. Questa è la Vergine Saggia, una delle Vergini prudenti che andò incontro al Cristo con la lampada accesa. Come sei bella, o Vergine di Cristo, degna di ricevere la corona del Signore, la corona della verginità eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori, l'amore e la pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, Padre, dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Geroboamo, re di Israele, pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si rivolgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno da Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò due vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. Ecco, Israele, i tuoi dèi, che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì all'altare, così fece a Betel per sacrificare i vitelli che aveva eretto, e a Betel stabilì i sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo desiderava conferiva l'incarico e quegli diventava sacerdote delle alture. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato che ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Parola di Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam. Cose terribili presso il Mar Rosso. Alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli rispose ai suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli.
mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000. E li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò alle parti di Dalmanutha. Parola del Signore. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Scolastica portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Scolastica e del Beato Luigi Stefina, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.